Buongiorno carissimi amici di Real Team TV. Oggi un altro ospite, stiamo parlando di Diana Campaini. Buongiorno Diana, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, grazie. Ecco, Diana è qui per presentare questo suo libro che si chiama Tu sei meraviglia, trattamenti energetici evolutivi, la storia di tre donne e il loro percorso spirituale, per Jolly Roger Editore. Ecco, un titolo piuttosto lungo, ma sicuramente ne parleremo bene. E passo subito la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, buongiorno a lei. Ciao Diana, benvenuta, un piacere averti qui con noi. Ciao, buongiorno Giusy. Ciao. Allora Diana, prima di parlare del tuo bel libro, io vorrei che ci raccontassi un po' delle tue attività, di quello che insomma è il tuo un po' percorso professionale, personale, insomma, perché fai delle attività interessanti. Ecco, a cosa ti dedichi? Allora, è un mondo molto molto particolare, molto bello, molto affascinante. Mi occupo di evoluzione spirituale, che non vuol dire meditare guardando arcobaleni rosa, nuvole dorate, nulla a che vedere con tutto questo, ma vuol dire mettere le mani in quelle parti di noi che non sappiamo nemmeno che esistono, perché nessuno ci ha mai detto che esiste in noi una parte energetica invisibile, ma quella parte è molto molto a contatto col nostro inconscio e quindi gestisce la nostra vita, perché meno ne abbiamo consapevolezza, meno riusciamo a fare delle vere e proprie scelte. Quindi io mi occupo fondamentalmente di fare un percorso con la persona che viene a trovarmi per ridarle la sua felicità sotto varie forme, perché facciamo i trattamenti energetici evolutivi, sono trattamenti energetici in cui vado a sciogliere dei nodi, idee limitanti, traumi dell'infanzia, traumi anche di vite passate, tutte cose che si mettono all'interno, che abitano il nostro campo energetico e si mettono là di traverso e che ci impediscono di essere liberi e fiorire, diciamo, all'interno della nostra vita, delle nostre relazioni, ci condizionano molto. E quindi andiamo alla scoperta di questi blocchi e pian piano cerchiamo di disfarli per tornare proprio padroni della nostra vita. Ecco Diana, tu poco fa hai detto molti di noi non sanno che abbiamo questa parte, questo appunto. Tu come e quando ti sei accorta di averla? Cioè quando ti accorgi? Allora io mi accorgo perché in maniera completamente improvvisa e senza aver fatto niente, mi si aprono delle porte fondamentalmente, quindi inizio a vedere persone, a sentire delle voci. Il mio risveglio è stato molto traumatico, di solito non succede così, è più graduale. Per me invece è successo un giorno così dalla mattina alla sera. E quindi ho cominciato a cercare risposte, perché mi si è improvvisamente aperta una realtà inaspettata, completamente sconosciuta, completamente fuori controllo. E quindi ho iniziato intanto a dovermi gestire in questa nuova realtà che si era aperta, quindi attraverso queste voci che sentivo, attraverso queste persone che vedevo, ci siamo un po' confrontati. Chi siete? Cosa volete? Perché io? Cosa devo fare? Insomma, siamo un po' entrati in contatto. E poi da lì soprattutto ho cominciato a leggere, perché volevo delle risposte. Perché comunque io ero soprattutto una persona molto razionale, quindi non facevo fatica ad accettare che di punto in bianco a far spazio a tutto questo sconosciuto. E quindi ho cominciato a cercare risposte, ho incontrato le bellissime opere
di Alice Bailey, degli esoteristi, e da lì ho cominciato, mi si è aperto tutto un mondo, quindi l'aura, i chakra, i corpi sottili, e da lì è cominciata la mia sperimentazione cosciente, personale e accompagnata da questi grandi maestri che ho avuto la fortuna di incontrare. Ecco, quindi tu ci stai parlando, proprio si apre questa nuova sensibilità praticamente, questa connessione con un mondo anche invisibile praticamente. Tu dici sento delle voci, ma cioè, sei entrata in contatto con loro, quindi si apre una comunicazione con l'invisibile, il cielo, vogliamo chiamare così, contro quest'altra, diciamo, realtà parallela, se così possiamo dire. Sì, e sì. Questo è avvenuto all'improvviso. Nel mio caso è avvenuto all'improvviso e sono queste realtà che mi hanno permesso di conoscere il mio campo energetico, la mia parte invisibile. E quindi poi parlare di trattamenti energetici, perché mi ricollego subito al libro. Eccolo qua, lo faccio vedere, ripetiamo il titolo, Tu sei meraviglia, trattamenti energetici evolutivi, la storia di tre donne e il loro percorso spirituale. Edizioni Jolly Roger, collana Metafisica. Ecco, in effetti, Diana, in questo libro, con un linguaggio molto semplice, molto chiaro, vengono trattati questi argomenti che abbiamo già anticipato e anche altri, ovviamente, ed è un libro che è un po' a metà tra quella che può essere una guida, perché è uno strumento, diciamo, per chi vuole entrare a contatto anche con questi argomenti, e poi metà tra la narrazione, tra la metafisica, quindi c'è un po' di tutto. Ci sono anche tre esperienze di donne, quindi tre esperienze reali, ci sono queste donne. Ecco, diciamo qualcosa su queste donne, su questo percorso, cosa le accomuna? Allora, sono tre donne, diciamo, dalle personalità molto diverse, e hanno anche un déclencheur, uno starter diverso, diciamo un input diverso che le porta da me. La cosa che le accomuna tutte e che spesso accomuna tutte le persone che vengono da me è: non so più cosa fare, ho provato tutto, quindi sono nella situazione in cui ho un problema, non riesco a risolverlo e quindi mi devo per forza aprire a qualcosa che non ho mai provato finora, che non so se funziona, che non conosco, che non capisco, però le persone sono, diciamo, spinte dall'obbligo, non tanto dall'obbligo, ma più da una disperazione che non sanno più come risolvere il loro problema e quindi cominciano ad aprirsi allo sconosciuto. Ed è lì che pian piano partiamo proprio dalle basi. Cosa facciamo, cosa lavoriamo, perché, stando sempre attenti a non mettere troppo in moto il mentale, perché poi quello lì è un qualcosa che va preso in considerazione, perché mette le persone più tranquille, perché più o meno hanno capito che cosa facciamo, ma non troppo, perché le leggi, diciamo, che regolano questo piano di realtà nostro e quindi che corrispondono benissimo alla nostra razionalità, in realtà dall'altra parte non funzionano, non ci sono gli stessi punti di riferimento, quindi sono fondamentalmente un ostacolo. Diciamo che entriamo un po' nella dimensione dell'accettazione dell'invisibile, dello sconosciuto. Le cose sembrano accadere quasi per miracolo, ma miracolo non è, sono veramente leggi di causa effetto ben precise, però vanno sapute toccare, vanno sapute vedere, vanno sapute sciogliere. Quindi, ecco, Diana, la tua è anche un po', diciamo, una missione, se così vogliamo dire, cioè tu stai meglio da quando sei più sensibile, consapevole di questa, chiamiamola, nuova vita, nel senso nuova percezione, no? Stai meglio, e quindi la tua è anche una missione, cioè cercare di appunto rimuovere quei nodi di cui parlavamo, quindi aiutare le persone ad essere felici, poi, perché il fine ultimo è quello, vivere bene, stare bene, chiaramente. Quindi è un po' una missione quella che tu vuoi portare avanti.
Sì, sicuramente, sicuramente. Io sono stata svegliata, fra virgolette, un giorno in maniera un po' brusca, però diciamo sono stata svegliata al fatto che potevo vivere su due dimensioni, abitando quella umana terrestre, ma potevo anche compartecipare fino a un certo punto di una dimensione invisibile con abitata da altre entità che possono essere i defunti, gli angeli, le guide, c'è tutto un mondo invisibile, i nostri stessi campi invisibili, i nostri corpi sottili con tutte le esperienze che abbiamo fatto nelle nostre vite passate, cioè nel mondo invisibile ci sono tanti tanti elementi. E con il fatto che avevo, non so come, ma poi dopo l'ho capito, avevo la capacità di vedere certe cose, entrare in contatto con certe cose, potevo portare da questa parte qua della realtà umana dei messaggi e quindi rendere le persone più consapevoli. Se mi piace un qualcosa, non è mai a caso. Se incontro sempre lo stesso tipo di persona, non è mai a caso. Nulla è un caso, però noi lo chiamiamo caso perché non vediamo le leggi di causa e effetto che ci portano a quell'evento o a quella preferenza. Ma in realtà è una legge di causa e effetto inesorabile proprio, cioè proprio molto precisa. Posso chiederti un po', il rapporto con Dio in questo caso, che ha Diana, o comunque come si va a collocare, diciamo, in questa argomentazione? Beh, fondamentale, è fondamentale. Io parto atea, quindi il percorso è stato molto trasformante. Dio è dovunque. Poi vogliamo, spesso io lo chiamo universo, a volte mi concedo il lusso di chiamarlo Dio perché è una rappresentazione per me molto più affettiva, molto più piena d'amore, più personificata, quindi mi piace chiamarlo Dio. Spesso lo chiamo universo perché quando si tocca l'argomento Dio, ecco lì inizia il mentale. Quale Dio? Che religione? Che io non sono religiosa, a me questa cosa non piace, eccetera, eccetera. Quindi a volte lo chiamo Dio, a volte lo chiamo universo, ma in generale tutto il mondo è pieno di Dio, identificando con questa parola una legge di amore incondizionato, universale, che regola ed ama e si prende cura di tutto il creato, di tutti gli eventi, di tutti gli esseri, di tutti i piani, di tutte le dimensioni. È qualcosa che si sperimenta ed è molto molto bello, è un'esperienza totalizzante, bellissima. Quindi il rapporto con Dio è Fondamentale. fondamentale. E immagino che ti sarai scontrata anche con qualcuno magari un po' scettico, un po' critico, ecco, come ti sei comportata, come vuoi insomma rispondere a determinati attacchi che possono arrivare, perché chiaramente un po' di scetticismo immagino tu possa riscontrarlo. Sì, ma allora, come tutti, all'inizio, quando trovavo queste persone scettiche, la prendevo molto sul personale perché mi sentivo attaccata in prima persona, mi sentivo screditata, o comunque mi sentivo dare della bugiarda, fondamentalmente, o della persona che vive in un mondo fantastico che per sfuggire alla realtà, insomma, etichette sono tante. Poi con il tempo, quando piano piano si entra veramente dentro un'altra dimensione, un'altra realtà, quando proprio la si vive, quando si riesce fondamentalmente a metterla in equilibrio, mettere in equilibrio nella propria vita quotidiana un piano, cioè il piano della vita quotidiana terrestre normale ed il piano invisibile, quando si ottiene quell'equilibrio lì, cosa non semplice e che va sempre ricalcolata, però quando si arriva a quell'equilibrio lì, degli scettici fondamentalmente non interessa l'opinione dello scettico, perché comunque ognuno deve fare il proprio cammino, quindi
se una persona determinate cose non le vede e non le sente, ci vuole il rispetto per una persona che non le vede e non le sente. Automaticamente per chi le vede e per chi le sente ci va il rispetto per chi le vede e per chi le sente. Fondamentalmente, beh, in questa vita c'è spazio per tutti, non bisogna convincere nessuno. Ho visto scettici ricredersi, ma questo succede perché non si parla di un qualche cosa che davvero non esiste, si parla di un qualche cosa che non si vede, ma non che non esiste, è molto diverso questo. Quindi ci sono scettici che si ricredono, altri che non si ricredono, ma comunque fa sempre parte del cammino evolutivo di ciascuno. Ecco, Doriana, questo libro è appunto anche un cammino, un viaggio, abbiamo detto, di questa riconnessione, questo equilibrio da trovare tra queste due parti, perché tu parli di vita quotidiana, parliamo di questo invisibile, quindi è fondamentale questo equilibrio. E poi ci sono le storie di queste donne, che non riveliamo perché non vogliamo appunto poi dare troppi particolari, però una cosa anche importante, chiaramente, è l'accettazione di se stessi e imparare anche ad amare quelli che noi magari vediamo dei difetti o comunque delle imperfezioni. Ecco, quanto pesa il giudizio sull'essere umano? Cioè, veniamo costantemente giudicati, veniamo costantemente presi un po', no, sotto esame. Quindi, quanto è fondamentale liberarsi di questo? È proprio il challenge della nostra vita da umani, senza considerare che è vero che la società, dal punto di vista sia sociale sia economico-politico, non aiuta per niente, diciamo, che la società ci ama tutti omologati e tutti uguali, no? Per evidenti motivi. Ma non ci dimentichiamo che il più severo e il più inesorabile giudice di noi stessi siamo proprio noi. Quindi il percorso di liberazione è proprio quello di entrare noi stessi nell'accettazione di sé. Perché un esempio semplicissimo, lampante, è un difetto che noi abbiamo su di noi è intollerabile, ma quando lo vediamo su un altro, su un'amica, su un parente, non è così drammatico. Non, siamo molto più propensi ad accettare un difetto su un altro che non su noi stessi. E questo ci impedisce di cogliere l'aspetto positivo di quel difetto. Perché un po' lo spiego in diversi punti del libro. Ogni cosa che noi consideriamo un difetto, una disgrazia, un dolore, un trauma, noi gli mettiamo quell'etichetta perché in quel momento non siamo capaci di vedere tutto l'intero disegno. Ne vediamo una metà e su quella metà noi mettiamo un'etichetta, perché il nostro mondo è duale, quindi difficilmente riusciamo a vedere un qualsiasi oggetto, o un evento o una persona nella sua totalità, noi ne vediamo solo una parte. E su quella, semplificando, mettiamo un'etichetta. Però ogni cosa che ci accade, quindi ogni difetto, ogni trauma, ogni evento, ha un potenziale di sviluppo spirituale enorme, porta con sé dei doni enormi, che noi lì per lì non vediamo, perché hanno un impatto troppo doloroso per il nostro ego o troppo grande per la nostra visione, e quindi rimaniamo sempre su quell'aspetto lì, su una sola faccia della medaglia. In realtà, facendo un percorso evolutivo, si riescono a vedere più sfaccettature, poi se si è fortunati ci avviciniamo a vedere l'intero. Ma lì dobbiamo essere molto fortunati. Però vediamo come. L'intero uno, ho letto l'intero uno, cosa comprende quindi della complessità di questa visione praticamente, no? Esatto. Se intendiamo Riusciamo a Dio questo. fondamentalmente quando vediamo l'uno.
Ecco, quindi avete capito, insomma, qui ci sono tutti questi argomenti, però lo ripeto, è tutto molto chiaro ed è tutto molto semplice alla lettura, quindi si riesce ad entrare facilmente in quello che sono gli argomenti di cui stiamo parlando. Ci sono anche dei bellissimi disegni, c'è anche un glossario per un po' chiarire determinati punti magari un po' più nebulosi o complessi. E cosa volevo chiederti invece, Diana, perché io sono un'altra, salto così ovviamente per non dire tutto, io sono piena di tatuaggi. Diciamo qualcosa sui tatuaggi, dai, che rientrano un po' nella storia qui. Allora, sui tatuaggi, allora intanto il punto in cui si è deciso di fare il tatuaggio è il punto in cui una persona come me che fa trattamenti energetici troverà più informazioni, perché inconsciamente noi percepiamo che quella parte di noi, quella parte del nostro corpo fisico ha qualcosa da dire, e quindi gli diamo voce inconsciamente con un disegno, con un tatuaggio. Quel tatuaggio è la trasposizione grafica di memorie energetiche che quella parte del corpo fisico stocca o comunque che conserva. Guardandoci bene, sicuramente c'è un filo conduttore che lega quei tatuaggi, e sicuramente ad ogni tatuaggio corrisponde almeno una vita passata, se non più di una, che lavorano la stessa dinamica. Ecco, è un bel mondo. È un bel mondo, è un bel verso, scherzo, io che ne ho tantissimi, pensate, anche ci possono essere più vite, quindi insomma, no, adesso scherziamo, però è interessante anche questa argomentazione qui. Diana, io ti ringrazio per essere stata con noi, ovviamente consiglio a tutti il tuo libro, ma ti chiedo in chiusura se stai già pensando di lavorare a livello editoriale, a qualche altra cosa, e come fare invece per contattarti, per chi volesse anche appunto fare dei trattamenti o saperne di più. Allora, sto organizzando delle conferenze per approfondire gli argomenti, perché sono apparentemente molto ostici. Quindi a me piace invece non banalizzare, assolutamente no, perché è mancare di rispetto al divino, però mi piace semplificare con degli esempi, con un linguaggio semplice, concetti che sono molto aulici, molto alti. Quindi aprirò un po' un ciclo di conferenze che tratterà vari argomenti. Sto organizzando dei percorsi online di evoluzione spirituale che partono a breve a marzo. Contattarmi su internet www.dianacampaini.com, sono anche su Instagram, su Facebook e su YouTube, sempre digitando Diana Campaini. Easy, molto semplice. Facilissimo, quindi insomma, Diana Campaini, tutti i social e il sito ufficiale, quindi la trovate ovunque. Grazie ancora Diana, è stato un piacere. Grazie a voi. Ricordo, amici a casa, l'acquisto e la lettura di Tu sei meraviglia, trattamenti energetici evolutivi, la storia di tre donne e il loro percorso spirituale. Edizioni Jolly Roger, collana metafisica, per Real Team TV, Diana Campaini. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.